A tutti voi un cordiale buongiorno, benvenuti all'edizione mattutina del nostro telegiornale e naturalmente non possiamo non iniziare con il Salone dei Comics che si è aperto ieri mattina con il taglio del nastro, lo testimoniano le nostre immagini, l'assessore Favati con le autorità, il sindaco Tambellini, il presidente Caredio. Insomma, Lucca Comics ha preso il via in una giornata che minacciava pioggia e che poi alla fine si è alternata appunto a qualche scroscio d'acqua e anche però parecchio sole. E i numeri sembrerebbero già dare ragione ancora una volta a questo grande evento internazionale. La questura parla di oltre 20.000 presenze, quindi in linea con i dati del 2011 che fecero registrare il record assoluto con oltre 140.000 presenze. Un popolo come sempre colorato, variopinto, formato da giovani, meno giovani, famiglie, bambini, insomma un po' di tutto si è visto per le strade della città, naturalmente colorate dal popolo dei cosplay che nonostante appunto il tempo non sempre troppo buono e troppo diciamo favorevole, hanno sfoggiato i loro costumi, le loro maschere, i loro colori. Un'edizione questa che ha tante cose davvero interessanti ed importanti, che naturalmente poi approfondiremo questa sera nel corso del nostro telegiornale. Vi faremo vedere anche tutti gli appuntamenti che si sono tenuti oggi e vi racconteremo quello che accadrà domani. E tra l'altro domani è previsto un appuntamento assolutamente imperdibile con battaglia, la rievocazione di una delle più famose battaglie della guerra d'indipendenza americana che si terrà sugli spalti davanti a Porta Santa Maria con oltre 200 figuranti provenienti da tutta Europa che appunto ricostruiranno una delle più famose battaglie dell'Ottocento, della fine del Settecento, quindi un evento assolutamente imperdibile. Vi segnalo anche che la Polizia di Stato partecipa alla manifestazione Lucca Comics con una serie di iniziative di prossimità che sono rivolte naturalmente a tutti, ai visitatori e ai lucchesi. La questura espone in un'area di circa 500 metri quadri attrezzature e novità in dotazione al corpo di polizia. I poliziotti di quartiere illustreranno l'attività svolta presso le strutture scolastiche cittadine per una sempre più pervasiva attività di educazione alla legalità. Cambiamo argomento. Non piace affatto a Italia Nostra il nuovo progetto di riqualificazione di Piazzale Verdi dopo la bocciatura del primo progetto che prevedeva la realizzazione di un'ellisse per spettacoli estivi al posto del Parco della Rimembranza. Secondo Roberto Mannocci, il nuovo progetto ricalca fedelmente le incongruità urbanistiche e culturali già presenti nel primitivo progetto. 5 milioni e 300 mila euro per non fare niente, conclude il presidente di Italia Nostra, un'aiuola che non serve a niente e a nessuno e che è un insulto alla memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Domani mattina una delegazione del comitato che aveva raccolto oltre 2.000 firme per bloccare i progetti sarà ricevuto in comune dal sindaco Tambellini. E dopo che Italia Nostra ha legittimamente detto la sua, permetteteci di dire anche la nostra. L'insulto ai caduti della Prima Guerra Mondiale è il Parco della Rimembranza così com'è oggi, abbandonato e assolutamente dimenticato da tutti. Parliamo adesso di commercio. Dopo le parole del TAR che ha definito il regolamento sul commercio del Comune di Lucca lesivo per la concorrenza, ecco che la nuova amministrazione Tambellini è pronta a correre ai ripari. I dettagli nel servizio.
Avviare un percorso che porti ad una modifica dell'attuale regolamento del commercio, prestando attenzione sia alle novità emerse a livello nazionale sia a quanto affermato dal TAR dopo il ricorso fatto da un esercente, ovvero che l'attuale regolamento ha delle misure che sono lesive per la concorrenza. Questo è l'obiettivo della Giunta Tambellini, che si pone come fine anche quello di arrivare alla stesura delle nuove regole al termine di un tavolo di concertazione con tutte le parti interessate. Il primo passo da compiere è la convocazione di una conferenza dei servizi. In quella sede, ha affermato l'assessore al commercio Giovanni Lemucchi, sarà stabilito un programma di lavoro che dovrà affrontare varie tematiche, da quelle relative a negozi di vicinato che somministrano alimenti, alle misure minime delle strutture, all'ingresso della media distribuzione, alla differenziazione tra commercianti ed artigiani. Sulle misure per la media distribuzione, fermo restando il limite minimo di 300 metri quadri, il Comune, almeno per quanto riguarda il centro storico, potrebbe porre dei vincoli attraverso varianti urbanistiche per evitare che si creino condizioni per la presenza di strutture troppo impattanti, fissando un limite a 600 metri quadri come massimo. Medesimo discorso potrebbe valere per le misure minime, per i negozi di vicinato, attualmente totalmente liberalizzati a livello nazionale, ma bloccate dall'attuale regolamento comunale. Restando in tema di commercio, tra le cose certe vi è quella che la Commissione ha deciso che anche quest'anno il mercatino di Natale e quello di Pasqua traslocheranno da Piazza San Michele a Piazza Grande. E domenica torna a Segromigno in Piano l'appuntamento con la fiera d'autunno, l'evento giunto alla sua terza edizione, organizzato dal locale Centro Naturale Commerciale, presieduto da Giuseppe Mencari, con la collaborazione di FIVA Confcommercio. A partire dal mattino, decine di banchi ambulanti provenienti da tutta la Toscana invaderanno pacificamente il paese, mettendo in vendita i più svariati generi merceologici. E dopo il grande successo ottenuto dopo la prima settimana d'apertura del botteghino del Teatro Puccini di Altopascio, riservata ai rinnovi dei vecchi abbonati, ha appena preso il via la seconda settimana in cui sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento agli 8 spettacoli del programma di prosa. Il botteghino rimarrà aperto dalle 16 alle 19, previste agevolazioni e condizioni particolari per gli under 25, gli over 65, le associazioni teatrali, i soci dei CRAL e i gruppi organizzati. Per gli studenti previsti abbonamenti e biglietti singoli a prezzo ridotto. Chiudiamo con il basket, con lo sport, mentre il Comune dà il via libera alla realizzazione dei nuovi tabelloni luminosi. Era uno dei problemi, ce ne sono molti altri, ma insomma uno dei problemi che riguarda il palazzetto dello sport. La squadra biancorossa non si ferma, anzi continua a vincere. Sbanca Ferrara nel turno infrasettimanale di campionato grazie ad un primo tempo super e da un pizzico di fortuna nel finale, quando Ferri avrebbe anche il tiro della vittoria. Prima frazione senza storia, quei lucchesi che dominano sotto i due tabelloni. All'intervallo lungo il vantaggio dei biancorossi è di ben 16 punti. Nel secondo tempo ci mettono molto gli arbitri per far rientrare gli emiliani in partita, concedendo loro ben 13 tiri liberi contro 0 dei lucchesi, restituendo coraggio ad un attacco fino a quel punto asfittico. Nel finale Parente, minuto finale escluso, uno dei migliori, sbaglia due volte il tiro del KO e ci deve pensare Casagrande ad intercettare il possibile tiro della vittoria della Mobit. Due punti importanti e sofferti per i lucchesi, che dopo il turno di riposo affronteranno un'altra trasferta impegnativa, questa volta sul parquet di Bari. E con questo è tutto per l'edizione flash del nostro telegiornale, che tornerà naturalmente questa sera a partire dalle 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro buona giornata, arrivederci.